Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con Studio Visita Online. Oggi entriamo, penso, nella casa, nello studio, non so che cosa di Dario Casa, Pugioni. Casa, ciao Dario, come stai? Siamo a casa tua, mi hai aperto la porta. benvenuto. Tutto bene, grazie. Contestualizzati, tu sei a Berlino, giusto? Sì, allora vivo a Berlino da una decina d'anni circa. Vivo e lavoro qui. Iniziato da operaio e finito da pittore. E niente, al momento sto qui a casa perché purtroppo nel mio studio non ho internet e di conseguenza la nostra videochiamata non si sarebbe potuta fare. Ma Dario, ma perché tu sei di Roma, giusto? Cioè, vabbè, c'è tutta una storia di provenienze che potremmo fare tutta la chiacchierata sulla tua provenienza dal Brunei, però è meglio non approfondire. No, sei di Roma, fondamentalmente. Sì, E romano di Roma. la scelta di andare a Berlino è stata una scelta professionale oppure c'è stata qualcos'altro? Cioè. Beh, entrambe, sia qualcos'altro sia professionale. Io quando sono venuto qua nel 2010 avevo finito da poco l'accademia, che ho iniziato tardissimo nella mia vita, finita circa 30 anni. E quindi sono venuto qui a Berlino proprio perché all'epoca ne risentivo molto di quell'eco della Berlino che arrivava in Italia, o della Germania in generale, non solo Berlino. E quindi niente, l'esigenza di voler avere un'esperienza diversa dall'Italia e questo eco che veniva oltralpe ha fatto uno Ti più. È ha incastrato e ti ha tenuto lì per 10 anni. incastrato. Esatto. Sì, incastratissimo. Quindi i primi anni ovviamente un po' difficili, però poi piano piano ho iniziato le prime mostre, i primi contatti e contratti con le gallerie, insomma. E adesso si va, si continua. Tra Secondo alti te e bassi. ci sono più opportunità rispetto all'Italia? O meglio. Domanda sì e no, nel senso è certo che qui le istituzioni o comunque l'ambiente accoglie in maniera più calorosa, possiamo dire, l'arte, gli artisti o comunque tutte le persone creative che hanno qualcosa da fare o da dire. Quindi non solo ovviamente per la pittura, qua è pieno di musicisti, è pieno di tutti i tipi di espressività, possiamo dire. Sì, qua a Berlino ho avuto la possibilità di lavorare con delle gallerie, o quantomeno ho avuto la possibilità che le gallerie mi facessero lavorare in Italia. Certo, diciamo che appunto questa è la. In Italia un po' meno. E quindi niente, ovviamente una volta arrivati qui mi sono convinto e poi mi faccio rapire. Ascoltami, invece parlando un pochettino della tua arte, i tuoi personaggi. Cioè, guardandoli tante volte, cioè io li ho riguardati alla luce della quarantena e mi hanno dato l'impressione ancora più forte rispetto a quella che magari mi davano vedere di prima. Cioè, rappresentano comunque chi è che sono questi personaggi, cosa rappresentano e come li rivedi, alla luce appunto di questa pandemia globale che di fatto. In qualche modo ci sta colpendo e ci ha colpito anche sotto profilo della creatività, sotto profilo della quotidianità. Sì, beh, sai, quei personaggi in qualche modo sono solo delle scuse, quei personaggi per poter riuscire a dipingere qualcosa per poter arrivare con la pittura oltre all'immagine dipinta, o almeno quello è il tentativo, la strada è ancora lunga. Però, insomma, il discorso che mi ha sempre attirato la condizione dell'uomo.
soprattutto la condizione dell'uomo contemporaneo, chiamiamolo oggi moderno, che ho notato essere isolata molto prima della pandemia. È una condizione particolare. Sei un veggente. No, beh, veggente, solo davvero analisi. In fondo vivevamo, quando oggi mi chiedono, non vedi l'ora che tutto ritorni normale? Dico, ma per carità, non sia mai che torni tutto come prima. No, cioè, se torniamo come prima vuol dire che ritorniamo a essere delle persone isolate, ognuno solipsista, ognuno nel proprio mondo, internet, il lavoro, la famiglia. Insomma, la comunità e la condivisione di certe esperienze la vedevo comunque già difficile prima. E quindi la rappresentazione di queste figure, più che rappresentare, presento proprio delle figure che in qualche modo rimandano a questa condizione, che è una condizione alla quale bisogna tenere un certo tipo di attenzione, secondo me, nella nostra società. Perché comunque, anche se abbiamo questa società così connessa, i social, internet, quel che vuoi, però la verità è che c'è molta più gente che sta in giro da sola oggi che non prima. O almeno questa è la mia impressione. E quindi eccolo lì, quello è un mondo da dove queste figure emergono da un buio. Un buio che spesso abbiamo dentro, non vogliamo ammetterlo, e quindi niente, quello è l'immaginario nel quale generalmente nuoto, mi abbandono. Ecco. Poi c'è anche il discorso della qualità, no, della qualità, scusa, della tecnica. Insomma, le mie opere sono fatte tutte con tecniche diverse, quindi purtroppo vederle su internet o tramite fotografie così non rimanda bene quella sensazione che puoi avere quando ce le hai davanti, perché alcune sono molto scintillanti come opere, altre sono opache, alcune sono fatte su metallo, altre su pietra, altre su tela, e quindi la sensazione davvero è diversa. Sì, devi avere proprio una percezione non soltanto visiva, ma quasi anche tattile. Cioè, sì, assolutamente. Poi l'importanza della profondità, la profondità dei tuoi neri, dei tuoi fondi, secondo me è uno degli aspetti che più ti dà spessore, ma proprio veramente anche uno spessore che non è soltanto visivo, ma diventa quasi uno spessore di varie sensazioni, cioè effettivamente. Ma ascolta, ma durante questo periodo qui di lockdown hai lavorato a qualche progetto in particolare, oppure sei andato avanti in quello che era un po' la tua produzione? Cioè hai avuto un reset in qualcosa? Cioè, tanti dei tuoi colleghi, alcuni mi hanno detto che hanno osservato, alcuni che non hanno fatto niente, altri che hanno preso delle strade diverse, altri che sono andati avanti con quello che facevano quotidianamente. Tu, qual è stata la tua percezione del periodo? Beh, guarda, ho avuto un'iniziale reazione di fuoco. Ero super produttivo, contentissimo che il mondo stesse vivendo una sorta di condizione, come posso dire, una sorta di presa di coscienza collettiva, che era quello che più o meno avevo sempre sperato. E quindi l'attenzione anche a tutta una serie di problematiche legate alla convivenza, alla socialità, allo stare insieme, eccetera, eccetera. Quindi un iniziale momento di fuoco dove in pochi giorni o settimane mi sono riuscito a ultimare 3-4 pezzi, e poi niente, poi è arrivato il Covid anche da me e mi sono tranquillamente abbandonato a un dolce far niente, quasi con leggere sfumature di lamentela. Quindi ti sei ammalato anche tu?
In qualche modo sì, perché sì, in qualche modo anch'io ho risentito di questa... Perché sai, tutto fermo, non so, gli stimoli hanno incominciato ad essere sempre meno frequenti. A un certo punto ti ritrovi davvero così, un po' da solo. Vuoi dipingere, non sai cosa, non sai come e tra l'altro nemmeno quando. E quindi eccola, ormai sono un paio di settimane, tre forse anch'io, che vivo così, un po' come un fantasma, non so bene cosa devo fare, dove devo andare, anche se comunque sto preparando delle mostre e dei progetti che saranno, forse ho un progetto da fare qui a Berlino proprio, il prossimo agosto credo, sì, il prossimo agosto. È così, la mia reazione è stata davvero in qualche modo ambivalente. Un iniziale, un po' come un trampolino è stato per me. Poi niente, come tutti. No, però appunto mi dici, cioè, leggevo soprattutto all'inizio in questo senso di positività, o meno male che... Cioè, passami il termine positività all'interno di una tragedia che comunque va oltre. Parliamo di positività cercando qualcosa di positivo. Di questo discorso che magari la società e noi stessi ci riusciamo a capire dove stavamo andando. Però non hai la paura che fra un paio di settimane, io ho questo terrore perché già lo vedo, già a Milano siamo una settimana fuori dal lockdown e quasi sembra che non c'è stato niente, anzi. Tutto dimenticato. Tutto dimenticato e tutto come prima. Cioè io veramente ho il terrore che da questa cosa non abbiamo imparato niente. Tu sei più positivo oppure... Ho il grosso sospetto anch'io che non abbiamo imparato poi così molto. Sì, perché anche qua in Germania in realtà il lockdown c'è stato, ma anche sicuramente più leggero di quello che è stato in Italia, soprattutto in alcune zone. Ma la cosa assurda è che da quando hanno dato il via libera anche qui, anche i tedeschi si sono completamente dimenticati, via le mascherine, via tutto. Supermercati piene, strade piene, ed è per questo forse che adesso ho il mio down, perché forse temo più la situazione adesso che non prima. Eh sì, no, allora c'è proprio l'essere umano, in ogni stato in cui vai, in ogni cultura in cui lo contestualizzi è uguale, cioè dimentica velocemente tutto. E forse i tuoi personaggi escono fuori, cioè, dai tuoi personaggi escono fuori queste cose che poi di base non vengono dimenticate, ma vengono interiorizzate e sedimentate, giusto? Cioè, e tu le tiri fuori. Fuori. Perché non ho capito, scusa. No, dico, tu le riesci a interpretare, cioè tu riesci a tirare fuori questi stati di sedimentazione, come dicevamo prima, di solitudine, di tutte le altre sfaccettature dell'essere umano che effettivamente... Cioè, sì, infatti. Sì, più che la solitudine è tipo il momento di sospensione, la sensazione è più quello, una pausa, una grossa pausa tipo, che non è una vacanza, che non è una pausa dove ti puoi davvero rilassare, e quindi ecco, la percezione è proprio un senso di sospensione costante, che però non spaventa, ma nemmeno rallegra. Quindi è una domanda banale come potrei farti, tipo progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Domandona, è vero, io sono incapace di progettarmi la giornata, figurati il futuro. La classica domanda banale. Cioè. Non è poi così banale in fondo. Progetti per il futuro, a parte quelli artistici, vorrei riuscire a cambiare zona dove ho lo studio, cercare uno studio un pochino più consono
alle mie esigenze. E niente, quello è il mio progetto. In realtà mi stavo sbattendo molto per un paio di mostre importanti che sono state cancellate, ovviamente. E quindi ecco, il mio futuro artistico è stato cancellato almeno fino a dicembre-gennaio. Poi dopo non lo so. Per il resto, se volevi sapere se volevo rimanere, continuare a vivere qui o spostarmi, ma al momento non me lo sto chiedendo, anche se forse avendone la possibilità mi sposterei da qualche altra parte, sempre in Europa però. Ascoltami, invece, usciamo dalla dimensione artistica, entriamo un po' più nella dimensione cazzeggio, cioè perché noi alla fine di queste chiacchierate così andiamo un po' a cercare di scavare un po' all'interno dell'artista, cercando di capire quali sono magari i suoi gusti, quali sono le sue attitudini, qual è la sua vita quotidiana. Quindi ti chiedo un po' di cose, così vediamo anche il Dario diverso dal Dario pittore. Tu ascolti musica anche, perché comunque mi hai anche fatto dei riferimenti a una scena musicale che conosci, berlinese, di musicisti. Che cosa ascolti in questo periodo? C'è qualcosa di particolare? Guarda, in questo periodo di pandemia, dopo quasi una ventina d'anni, sto ritornando alle origini. E le origini era il buon, sano, vecchio heavy metal degli anni Ottanta. Wow. Quello con i capelloni lunghi. Capelloni lunghi, esatto. E quindi, non so, sto facendo un revival ultimamente quasi nostalgico. Comunque sì, sono di base rockettaro sicuramente, ma apprezzo tutta la buona musica, soprattutto quella dal vivo, e anche in contesti generalmente underground, quindi posso godere tranquillamente di una jazz, come di un blues, ma anche techno, perché no? Dipende, elettronica, quello che vuoi, basta che sia fatta insomma con un po' di senso. Ma ti aiuta la musica a dipingere oppure sono due cose che tieni separate? Allora, no, non credo, mi fa compagnia alle volte, ma spesso e volentieri non ascolto musica quando dipingo. L'ascolto prima o dopo. Poi, se mi dimentico la radio accesa, allora continuo a dipingere con la musica, però di solito dopo un po' la spengo perché preferisco forse il silenzio. Il mio studio sta in un quartiere appena appena periferico di Berlino che si chiama Weissensee, ed è un vecchio palazzone, credo degli anni 40, credo 30-40, pieno di stanze di gente di atelier, ma anche di artisti. E quindi ho un piccolo studio lì, è una zona un po' isolata, di solito ci vado in bici. Da qui e quindi c'è proprio del silenzio, quel sano silenzio quasi montanaro, non so come dire, anche se sto in città, però la sensazione è quella, almeno in quell'angolo lì, e quindi di solito la sfrutto quella sensazione lì, alle volte ripaga. Stai leggendo dei libri in particolare? Ah, leggo sempre i libri, sono anche disordinato in quello, quindi leggo decine di libri insieme. Ora sto leggendo saggi sul corpo umano, poi eccolo, guarda, qui ho un libro di Chomsky, conosci Chomsky? Sì, non ho letto niente, però così va il mondo. Così va il mondo, molto interessante, una bella visione di come vanno le cose. E poi, non so, un po' di filosofia, un po' di Topolino, tutto. Topolino ci sta sempre, Topolino è fondamentale perché serve a riequilibrare un po', cioè dopo la Assolutamente. filosofia vai su Topolino e ti Per riassetti me sul mondo.
Sì, esatto, un Dylan Dog e vai. Assolutamente. Televisione? Televisione, zero, film? Non mi ricordo nemmeno com'è, quadrata, rettangolare, com'è fatta. Sì, sì, no, no, sono anni che non ne vedo. Niente, ma film, nemmeno film? Ah beh, sì, film sì, qualcosa. Uh-huh. Per esempio, proprio pochi giorni fa mi è ricapitato di vedere quel bel film di... qua la memoria. Wenders, credo? Sì, quello Wenders. Con Salgari. Uh-huh. Il sale della terra. Sì, sì, sì. Ed è... wow, è uno schiaffo all'anima e agli occhi. Vabbè, ci vogliono assolutamente. Mentre sul fronte cucina, cioè, ti cucini oppure sei la persona che mangia e basta, cioè sopravvivi? Anche. Beh, no, cucino. Sono stato cresciuto da quelle che io chiamo le tre parche, cioè mamma, nonna e zia. E quindi niente, replico ciò che mi hanno passato loro di giorno in giorno. Ci metto anche del mio. Però. Beh, ma lì a Berlino non ti è difficile trovare la materia prima oppure no, tranquilla? Ecco, questo è un argomento interessante, vedi? Sì, è un po' difficile in effetti trovare i giusti ingredienti, però insomma ci possiamo adattare. Ascolta, poi... prego. No, vai, se possiamo adattare. No, dico, se poi ti vuoi andare a cercare, che ne so, la cipolla di Tropea, sai, quelle cose lì, diventa un po' difficile. Magari è meglio la cipolla dei posti di qui. Di qualche campagna berlinese. Qualche campagna famosa, anche loro hanno i loro buoni ingredienti, sì. Patate. Un po' di patate ce le hanno, dai, luogo comune. Buono, variegato. Ti faccio una domanda che mi incuriosisce, che da tutto l'inizio dell'intervista vedo delle luci, delle stelle che ci sono sopra di te. C'è una sorta di... Ah, aspetta, ti sposto. Wow, che cosa sono? Cioè... È semplicemente questa lampada, non so se la vedi, aspetta che devo... Ah, cioè quelle, sì, tipo quelle di Natale sono, giusto? Eccola, questa è la lampada ed ha un... Sì, è tipo una cosa di Natale. Mi piace avere le luci colorate a casa. Ok, stiamo vedendo casa tua, le biciclette. Fantastico. Bicicletta sempre. Vivo sul terreno della mia bicicletta. E quindi appunto anche sotto profilo fitness e attività fisica, bicicletta. Sei uno sportivo da bicicletta. Sì. Sono un ex sportivo, in Italia ho fatto anni di sport, però qua ecco, mi diletto a fare il rider in bicicletta. Tanto dietro devo fare solo 7 km al giorno, 6-7 km, insomma 15 minuti circa. Magari con dietro le tele, cioè i quadri. Le volte sì, quando passo nei negozi per rifornirmi, sì, spesso mi si vede per Berlino pieno di cose, anche sotto la pioggia, la neve, insomma. Per la bicicletta non c'è limite. Vabbè, un'immagine romantica dell'artista vero. Qualche bella. Io l'ho conosciuta qua a Berlino, questa dimensione della bicicletta, e devo dire è una cosa meravigliosa. E alle volte ho ancora oggi delle bellissime immagini, per esempio una volta ad Alexanderplatz, completamente innevata, ed ero di notte, ed ero l'unico essere vivente che stava passando di lì con la bicicletta, lasciando questa striscia enorme su tutta questa linea che praticamente aveva diviso da sola Alexanderplatz. La bicicletta regala bei momenti. Ecco, invece appunto, senza parlare di bicicletta, te sei di Roma, mi è capitato due anni fa, perché adesso vabbè, a Milano la bicicletta ce ne sono tante. E mi era capitato di andare a Roma per una mostra, insomma, mi ricordo per qualcosa, e stavo parlando con la persona che era con me, romano, gallerista romano, e dicevo, ma qua a Roma... biciclette zero, cioè. E lui mi ha detto ci sono i colli qua.
Diceva anche che qua, anche era qua a impossibile Berlino. perché c'era da salire. Tanti motorini, ma bicicletta no, perché ci sono i colli. Beh, la verità da romano ti dico è che proprio il guidatore con la macchina non è assolutamente abituato a guardare sulla destra quando deve girare a destra, anzi guardarsi dietro quando deve girare a destra per dare precedenza alle biciclette. Non ci sono le piste ciclabili. Quelle poche che esistono sono interrotte da pali, secchioni, batte la pesca. E spesso e volentieri i sanpietrini sono talmente distanziati fra loro che ci passa tutta la ruota. Roma, i sanpietrini erano già distanziati da Covid, un metro esattamente. L'uno. Già i romani sapevano già le distanze. Vabbè, quando è che torni in Italia? Non lo so, beh, appena possibile, finite le mie cose, non so, immaginavo settembre, qualcosa, dopo l'estate, più o meno di tornare così a fare una visita ad amici e parenti. Cos'è che ti manca dell'Italia? Una cosa che ti può mancare dell'Italia? Se ti manca qualcosa, cioè magari non ti manca niente. Ma sì, in effetti non è che mi manchi poi così tanto l'Italia, o forse sì, l'Italia, magari Roma mi manca, non mi mancano i romani, ma Roma sì. Ma sì, sicuramente il cibo, qualcosa del cibo che è sicuramente più variegato, e non posso nemmeno più dire il brutto tempo o il bel tempo, perché con il global warming qua fa 20 gradi tutti i giorni, quindi sono 5 anni che non vedo un fiocco di neve. Quindi cioè, in realtà la pizza c'è, il gelato anche. Infatti, cosa... esatto. Sicuramente gli amici che mi sono lasciato lì. Sì, alcune conoscenze che vorrei poter frequentare di più. Però, insomma, a parte questo, secondo me ogni paese è mondo. Come dicevamo prima, ci stiamo globalizzando veramente tanto. Cioè. Sì, la vita che fa un italiano è la stessa che fa un cinese, che la fa un americano, che fa un europeo. Insomma, è davvero ormai tutto globalizzato, tutto un po' appiattito. Va bene Dario, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata e quando ti capita, quando torni in Italia, se magari vieni a Milano, magari non so dirti come sarà la situazione, però magari sarà l'occasione di vederti e spero anche di vedere qualche tua opera, come dicevamo prima, dal vivo perché... La dimensione è completamente diversa. Cioè... Esatto, è un rapporto diverso, sì. Sì. Io spero di fare allora il prima possibile una bella mostra a Milano. Assolutamente. No, considera che noi, questo progetto degli studio visite, abbiamo in mente alla fine, non so quando, perché è tutto ancora da divenire e da organizzare, di fare una mostra con tutte le persone che hanno partecipato queste chiacchierate, dove espongono un'opera che hanno realizzato durante questo periodo particolare, cioè proprio come una traccia di ego, esatto, appunto come una memoria del tempo, cioè, quindi mi farebbe piacere veramente che partecipassi anche tu, proprio per testimonianza del periodo. Come anche l'arte è sempre stata un po' la testimonianza del tempo e quindi... Sì, lo diventa inevitabilmente, sì. Lo diventa. Va bene Dario, niente, grazie ancora e ci sentiamo prestissimo allora. Grazie, buona serata. Ciao anche a te, ciao. Ciao.